rispetta o i più deboli di loro. Ne approfitta, dice sempre un po', o è via i moti da persone della strada che salverà Camorra. Con persone più grandi di loro lui si potrebbe comportare pure molto bene, però con i più deboli si comporta male. È solo che lui è debole, quindi agisce sempre in gruppo perché così ha più forza. Secondo me il gruppo sta sempre appresso a questo bullo perché se lo prendono per sempre da solo lui non sa come reagire. Perché si presentano altri gruppi addosso a lui. Lui con altri due ragazzi. Allora eravamo vicino a un negozio, mentre all'improvviso vediamo questo gruppo di ragazzi che senza motivo ci incominciano a buttare appresso dei mandarini. All'improvviso noi andiamo a chiedere ma che bello, loro PS ne scappano. Noi andiamo a vedere, all'improvviso verso come vinti loro. Tenevano pure la mazza, loro tenevano. Che però, che se noi ci volevamo litigare, alla fine loro scappano. Perché giustamente erano sei contro due. Che loro erano di un altro rione. Però ognuno di loro era tutto uno figlio di boss. Un ragazzino che a me, perché poi lui se n'era andato piangendo a casa, poi io sono tornato dopo. C'è un ragazzino che mi dava schiaffi, però lì io non potevo reggere. Loro mi incitavano, dicevano, si mettevano a ridere, dicevano, ma che non reagisci? Io però non ho reagito perché teneva 4 anni meno a me, era proprio piccolo. Era. Se io reagivo facevo un danno, insomma. È solo che ne erano tre loro. Anche a me è successa una cosa come questa, mentre stavo andando a casa dopo un corso, dopo la scuola sarebbe, erano le tre, stavo passando davanti a Candida, quattro ragazzi si fermano davanti a me e dico dammi il cellulare, perché tenevo una tuta e si notava. Io non ce lo volevo dare perché ho detto com'è che vi devo dare questo telefono che mia mamma ci ha messo, non l'ho buttato questi soldi, non li ha presi da terra certamente. E io questo telefono non ve lo voglio dare. Un ragazzo, un bestione alto, si avvicina vicino a me e mi dà uno schiaffo. Poi avevamo altri due dietro, uno teneva una mazza dietro, qua dietro, non la faceva vedere, all'improvviso me la dava sulla gamba e si fece un livido tutto qua. E poi me ne andai a casa perché mi mise a correre e me ne andai. Il giorno dopo li incontrai, per fortuna che stava mia mamma a fianco a me e mi sono messo nella macchina e me ne sono andata insieme a mia mamma. Penso che però a volte non è peggio perché ci sono, a volte sono proprio visto perché sono figli di boss, noi li potevamo anche far male. E non l'abbiamo fatto perché erano figli di boss, quindi. Anche se li andavamo a denunciare, era la stessa cosa di come noi li picchiavamo, professore. Perché dopo li mandano le persone a casa, vanno gli sfregi, bucano della macchina, tutte queste cose qua. E quindi è passato qua e devi solo andare. Questo è. Molti ragazzi a volte pensano che se non fanno queste cose dopo loro non hanno nessuna importanza, dicono loro hanno più importanza di noi, le persone vengono attratte da questi, quindi loro fanno scoop
Allora dicono, lo fanno loro, lo voglio fare pure io. E così vengono... Spinti. Spinti. Vengono presi... Istigati. Stati. La famiglia, per esempio, quando hanno ricevuto da piccoli una educazione, per esempio, un po' di atteggiamento, che usano un po' le mani, così, quando diventano un po' più grandi ne useranno pure un po' di più. E questi qua vengono pure trasmessi ai loro figli, per esempio, come un fatto recente, come quelle genitori che hanno peccato il preside, poi c'è stato il figlio che ha peccato il professore. Si vede per strada bambini o ragazzi che sono in mezzo alle strade, non sono in una casa con i genitori e con i propri familiari. E poi a volte, come ha detto Giovanni, che mancano i valori, cioè che i papà a volte gli danno dei motorini, però loro con questi motorini fanno scippi e tutte cose sbagliate. Questi atti di violenza si stanno divulgando molto sui cellulari e via. Il primo episodio che è stato filmato è stato quando picchiarono un ragazzo con problemi di udito e lo filmarono e lo mandarono su Google. A seguito di questo ci sono stati molti avvenimenti così. Non è giusto che gli altri devono, cioè le stampe devono mettere questi fatti sui giornali, perché sennò poi gli altri li vanno a copiare. Secondo me si dovrebbe far sapere, però le persone che vedono questi fatti le copiano, allora... Secondo me pure è giusto dirlo, però non approfonditamente, perché se no poi viene copiato in tutte le maniere. Per esempio, dopo questo fatto che hanno picchiato questo ragazzo in bagno che aveva dei problemi, hanno perfino registrato dei stupramenti, stupramenti di ragazze che fuori la scuola venivano, diciamo, violentate, come posso dire? Quando li vedono in televisione, i ragazzi vanno in competizione, come per esempio dice: tu butti il banco per terra, io butto due banchi per terra. Per i ragazzi, ma è buono per i signori che lo mettono sulla notizia, che guadagnano i soldi, che poi guadagnano questi soldi ma fanno perdere la vita ad altri ragazzi, perché per esempio è uscito sul giornale pochi giorni fa che un ragazzo ha accoltellato un altro ragazzo, che però non è successo solo una volta, ma si sta moltiplicando questo fatto. Allora, per guadagnare dei soldi si perdono delle vite.